Gentili telespettatori di Sud TV, benvenuti a questo consueto approfondimento per il programma di Terza Pagina. Abbiamo l'onore di avere con noi quest'oggi padre Michele Vassallo, benvenuto. Grazie, ringrazio anche l'emittente per questa opportunità che mi dà di parlare un po' del Signore e del nostro lavoro apostolico. Padre Michele Vassallo, che è presidente dell'Associazione Internazionale Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo Vivo di diritto pontificio, detto giusto? Sì, sono già alcuni anni che siamo di diritto pontificio e questo ci dà la gioia di poter parlare di Gesù e della nostra Santa Madre Chiesa con maggiore libertà e più influenza perché siamo appoggiati da Roma e dipendiamo direttamente dal Vaticano. Uno dei fondatori che è salito, diciamo, alla destra del padre e ci ha lasciato è il padre Emiliano Tardif, che è stato uno dei fondatori, i precursori, che fino al 1999, fino a quell'8 giugno, insomma, ha un po' guidato questa diciamo, forma di associazione che si stava creando. Noi diciamo che è il fondatore lui, che poi lui se n'è andato in paradiso e normalmente noi siamo restati a continuare il suo lavoro e il suo ideale, perché il suo ideale era appunto di portare avanti la nuova evangelizzazione con una nuova forza, un nuovo metodo, un nuovo entusiasmo e noi lo stiamo continuando e anche con il carisma che il Signore gli aveva donato. Diciamo che è sempre presente con voi in tutte le manifestazioni che fate, sentite la sua presenza carismatica. Sì, si sente e noi anche preghiamo il Signore che l'abbia con lui in gloria in paradiso e nello stesso tempo preghiamo anche che lui interceda e ci stia a fianco nei momenti di evangelizzazione affinché noi lo potessimo fare con lo stesso entusiasmo, lo stesso amore e la stessa forza che aveva lui. Prima di presentare, diciamo, questo evento che è giunto alla 33ª edizione, che si svolgerà il 17 giugno allo Stadio Arechi, il congresso internazionale, io volevo un po' ripercorrere questi 51 anni di sacerdozio di padre Michele Vassallo, che appunto abbiamo avuto ospite anche l'anno scorso e ci onora, come dicevo, della sua presenza. In questi 51 anni, qual è lo spirito che tende sempre di più ad evangelizzare e portare la parola di Dio? Beh, fin dall'inizio, da quando fui ordinato sacerdote, il mio desiderio è stato sempre quello, annunciare Gesù, parlare di Gesù e far conoscere ai fratelli quando Gesù è buono e come Gesù ci accompagna, specialmente nei momenti di solitudine e di dolore. Io ho visto in questi anni come il Signore veramente mantiene la sua parola e ci affianco in ogni momento. Certo, ci sono gli alti, i bassi, i momenti di più gioia, i momenti di più aridità, però questo è normale nella vita dell'essere umano, quello di avere dei momenti che sono più su, alti più giù, nell'entusiasmo del proprio lavoro. Padre Vassallo, lei è iniziato giovanissimo, e si è spostato anche in America. Ci spiega un po' la sua storia. Beh, io stavo studiando qui in Italia quando i superiori decisero di mandarmi negli Stati Uniti. Io avevo fatto la domanda di andare a lavorare nell'emissione in Sud America, ma i superiori mi rifiutarono, dissero no, non è possibile, ti manderemo negli Stati Uniti. Così andai negli Stati Uniti e lì ho terminato i miei studi, sia sacerdotale e sia anche di scienze naturali e in quel periodo proprio io stavo studiando vicino a Pittsburgh quando venne e apparve questa nuova spiritualità del rinnovamento carismatico e che è comparsa contemporaneamente alla mia ordinazione sacerdotale e fin dall'inizio mi ci sono coinvolto e ho visto i grandi vantaggi che questa spiritualità con la forza dello Spirito Santo può fare nelle persone, perché l'essere umano, come dicevo prima, ha gli alti e bassi, però con l'aiuto dello Spirito Santo c'è una nuova forza, un nuovo entusiasmo, una nuova maniera di vedere le cose.
Per cui quando ho visto che questo si attuava, poi io ho avuto anche il mio padre fondatore, il Beato Giustino Orsolillo, che ci auguriamo che in questi giorni venga proclamato santo, perché ha fatto un altro miracolo vero e proprio, e allora già è passato a Roma per l'approvazione ad essere santo, il quale già ci insegnava ad avere una devozione particolare allo Spirito Santo. E come pregare per il mondo intero, perché lo Spirito Santo invadesse l'universo. E perciò ci consigliava di tenere sotto l'altare il mappamondo, che tenendo così il mappamondo lì, noi potevamo invocare lo Spirito Santo per tutto il mondo intero. E poi anche nel rinnovamento carismatico ci sono tanti movimenti, movimenti che già il padre fondatore ci consigliava di fare, come quello di pregare con le braccia in alto, quello di sbattere le mani, quello di prostrarci con la faccia per terra per chiedere una grazia al Signore. Per cui, come vocazionista, io già lo facevo. Quando ho visto il rinnovamento carismatico, che pigliava proprio l'inizio su questa spiritualità del mio padre fondatore, io mi ci sono tuffato dentro in pieno. Questo legame forte con, diciamo, i popoli che soffrono di più, come appunto il Brasile, ma anche Cuba e altri, tutti i paesi, diciamo, del Sud America, lei si sente molto legato a questi posti, ma soprattutto c'è anche il legame poi di voler tornare, soprattutto quando era giovane, per motivi di salute di sua madre, quindi c'è stato un po' un travaglio anche nella sua vita, sì, spirituale. Perché mentre io lavoravo lì in America, mia madre si ammalò. E allora fu che i superiori dice, bene, i dottori dissero non c'è più speranza, fra poco se ne va. Allora dico, beh, la voglio andare a assistere, ma quando io arrivai in Italia, 2 giorni dopo mia madre usciva dall'ospedale perché si era rimessa. E ritornai nuovamente in America. L'anno dopo mia madre si ammala nuovamente, dice no, questa volta è grave, sicuramente muore. Io vengo in Italia e dopo pochi giorni mia madre sta bene nuovamente. Alla terza volta mi disse i superiori, senti, anziché di andare avanti e indietro, resta in Italia fino a quando la mamma non se ne va in paradiso. Ma il Signore me l'ha conservata ancora per altri 10 anni e sono restato in Italia per altri 10 anni a lavorare. E dopo i superiori pensarono di mandarmi nuovamente in America come maestro dei novizi. E lì intervenne il mio professore di greco e di latino, che era un consigliere della generale. E lui disse, dopo tanti anni hai incominciato già un lavoro di evangelizzazione in Italia, gli tagliamo tutta l'evangelizzazione e lo mandiamo nuovamente in America. E convinse tutto il consiglio generale a non farmi partire più per gli Stati Uniti. Così sono restato in Italia a lavorare nel rinnovamento carismatico e in questa nuova evangelizzazione. Potremmo spiegare un poco i membri di questo rinnovamento carismatico, chi sono? Beh, normalmente noi abbiamo nel rinnovamento carismatico 12, che sarebbe il consiglio, che rappresentano i 12 apostoli. I 72, che sarebbe il capitolo, che rappresentano i 72 discepoli. E poi questo normalmente si è espanso un po' in tutto il mondo, perché lavoriamo in 19 nazioni, dove i vescovi hanno mandato lettere commendatizie a Roma per dire il lavoro che facevamo lì e come le cose andavano. E Roma l'ha preso e normalmente, considerando il bene che facevamo un po' in tante nazioni, o meglio nei 5 continenti, allora ci hanno dato l'approvazione di diritto pontificio. E lei è anche coordinatore internazionale del gruppo di preghiera Servi di Cristo Vivo. Sì, adesso io sono sia presidente dell'associazione e anche animatore dei gruppi di preghiera, però mi faccio aiutare anche da alcuni laici ad animare i gruppi di preghiera, perché ogni gruppo di preghiera ha il proprio animatore. Poi ci sono degli animatori che pigliano un po', diciamo, una zona più vasta, come nelle diocesi. In alcune diocesi noi abbiamo degli animatori che si preoccupano della diocesi e poi un pochettino a livello mondiale ci sono io, c'è anche padre Dario Betancourt, c'è padre Elias Vella, c'è padre dal Perù, che viene, anche lui è membro del Consiglio Generale, e
Poi ci sta uno della Francia che in questo momento sta poco bene. Normalmente abbiamo rappresentanti in cinque nazioni. E padre Elias Vella rappresenta Malta, padre Dario Betancourt gli Stati Uniti e Colombia, mentre poi per il Perù c'è padre, e beh, in questo momento mi sfugge il nome. Comunque volevo dire che appunto vi siete un po' radicati su tutto il mondo. La sede principale dov'è? Beh, è qui in Italia, perché la sede generalizia è qui, nella casa di preghiera Mercato Cilento. Lì è il centro, diciamo, di tutta l'organizzazione. I superiori, i padri vocazionisti, hanno donato all'associazione questo convento che risale al 1300, noi lo stiamo un po' aggiustando e da lì emaniamo la nostra evangelizzazione. Padre Michele Vassallo, in tanti anni appunto che lei gira il mondo ormai per evangelizzare, per portare la parola di Dio, ci sono stati molti miracoli, è vero? Lei ha toccato con mano persone che hanno guarito poi questi tumori, questi sì, problemi che avevano. Sì. Noi non vorremmo chiamarli miracoli, perché c'è differenza tra la guarigione e il miracolo. Il miracolo deve essere fatto in una maniera istantanea, sotto una parola, come Gesù che dice, ti dico, alzati e cammina, l'ammalato si alza e cammina, quello è un miracolo. Noi preghiamo perché Gesù aiuta le persone che stanno poco bene. E mentre noi preghiamo, la gente guarisce. Per cui diciamo che è la parola del Signore che viene attuata. Perché Gesù ha detto, chiedete quello che volete e io ve lo darò. Noi chiediamo a Gesù che gli ammalati guariscono. E noi siamo sorpresi di come Gesù risponde alla preghiera che noi facciamo. Normalmente io vorrei dire anche a tutti i fratelli che ci seguono in questa emittente che il Signore non ha detto se voi siete buoni chiedetemi quello che volete e io lo farò. Ha detto se credete in me, nel mio nome, chiedete quello che volete e lo avrete. Noi crediamo in Gesù, crediamo nel suo nome e nel suo nome chiediamo che guarisca i fratelli. E abbiamo visto ciechi riacquistare la vista, sordi avere l'udito e paralitici alzarsi e camminare. Ci sono due grazie in particolare che sorprendono. Una è quella di una ragazza di 12 anni che aveva un tumore nelle orecchie e gli tolsero il timpano per poterla operare, per togliere il tumore. E normalmente era sorda, a un certo momento incominciò a sentire. E lì venne la lite tra il dottore e la ragazza. Il dottore dice, tu sei sorda, non puoi sentire. E quella diceva, no, io vi sento. Dice, ma come puoi sentire tu se non hai il timpano? Bene, quella ci sentiva. Poi abbiamo visto persone camminare e un'altra che mi ha sorpreso molto è quando venne uno che era ammalato di AIDS e lì stava già su una barella e fu pregato per lui e se ne andò. L'anno dopo tornava completamente guarito, non aveva più nel sangue tracce di AIDS, cosa che è molto difficile a guarire. Poi abbiamo visto una ragazza che era paralitica dalla nascita alzarsi durante il ritiro e incominciare a dare i primi passi. Però abbiamo notato che dai primi passi alla perfezione del cammino ci ha impiegato un po' di tempo. Si è alzato durante il ritiro, ha incominciato a camminare, ha incominciato a muovere le mani perché si nutriva con la cannuccia, però piano piano ha riacquistato le forze in tutto il corpo fino a sollevare pesi di 15-20 kg, cosa che normalmente non è normale in una persona guarita. Adesso io dico, per Gesù tutto è possibile, niente è impossibile a Dio e dato che Gesù è Dio, tutto è possibile per Lui. L'unico problema è questo, che Lui ha detto di credere in Lui, avere fede in Lui e usare la Sua parola. E noi questo facciamo, crediamo in Lui e gli chiediamo di mettere in attività la Sua promessa. E generalmente non lascia mai delusi. Padre Michele Vassallo, sono parole ovviamente anche di grande e profonda fede. Per ottenere, diciamo, lei non l'ha chiamati miracoli, però per ottenere queste guarigioni occorre avere una grande sintonia, una grande forza, una grande fede.
Sì, l'unica cosa che si richiede è questa, che credere che Gesù è Dio e che Lui come Dio mantiene la sua parola. Per cui noi facciamo come Pietro, che disse: Signore, ho pescato tutta la notte e non ho pescato niente, però adesso sulla tua parola getterò le reti. Pietro gettò le reti sulla parola di Gesù e furono tanti e tanti i pesci che raccolse che si stavano rompendo le reti. E noi facciamo la stessa cosa, sulla parola di Gesù proclamiamo la sua parola e gli chiediamo la grazia di guarire gli ammalati. Certo, ci sono alcune volte che sorprende molto che non si prega per gli ammalati, ma l'ammalato guarisce. Questo è avvenuto una volta mentre ci trovavamo nella casa di preghiera a Mercato Cilento, che padre Emiliano stava predicando e un dottore che aveva le mani atrofizzate, era un chirurgo, per cui aveva lasciato la chirurgia appunto per la malattia che gli aveva preso le mani, e durante la predica di padre Emiliano questo si mette a gridare. Quando fu dopo, lo fu chiamato e lui diede la sua testimonianza, dice: sono un giovane chirurgo, ho dovuto lasciare la chirurgia perché una forte artrosi ha preso le mie mani e le mani si sono deformate. Però cioè, mentre voi predicavate, un forte calore ha invaso le mie mani e si sono raddrizzate le dita. E io domandai a padre Emiliano: padre, se voi pregate per gli ammalati, è normale, Gesù risponde alla vostra preghiera. Ma voi stavate predicando, e lui mi disse: chi guarisce è la parola di Dio. Lui ha accettato la parola di Dio, ha creduto nella parola di Dio e la parola ha operato per se stesso, le ha guarito le mani. E normalmente è una cosa che ci sorprende, perché il Signore, basta che si parla di Lui o si usa la sua parola, opera, perché la parola di Dio è Gesù. Gesù è la parola di Dio fatta carne. Per cui quando noi accettiamo la parola di Dio nel nostro cuore, noi accettiamo Gesù. E una volta che Gesù viene in noi, opera in noi meraviglie d'amore, perché ci vuol bene. Padre Michele Vassallo, siamo giunti a questa 33esima edizione, un numero importante. Il 17 giugno 2018, ancora allo Stadio Arechi di Salerno, con due, insieme a lei, ci saranno due ospiti di eccezione, sì. Li chiamo ospiti, ma sono davvero dei professionisti del settore, ossia Don Ironi Spuldaro, che è il più famoso carismatico al mondo, e poi il padre Dario Betancourt, che è il segretario internazionale della vostra associazione di diritto pontificio, che sta a New York in America. Quindi sì, sono davvero le massime, insieme a lei, le massime espressioni, insomma, dell'associazione. Beh, Ironi Spuldaro viene considerato oggi un pochettino come padre Emiliano Tardif, uno dei più grandi annunciatori della parola di Dio, e diciamo che ottiene la maggioranza di guarigione. E anche padre Dario Betancourt, tutti e due lavorano a livello internazionale, appunto nel ministero di guarigione e di evangelizzazione, perché Gesù, quando è venuto sulla terra, annunciava la parola, ma poi la parola la provava con le guarigioni, faceva una guarigione e annunciava, annunciava e faceva le guarigioni, univa assieme l'annuncio della parola alle guarigioni. E la stessa maniera stiamo facendo noi con questi conferenzieri. Annunciamo la parola di Dio e poi chiediamo a Dio che confermi la sua parola con le guarigioni. Vogliamo ricordare anche gli orari, quindi 33esimo congresso internazionale Stadio Arechi Salerno, da che ora? Beh, le porte vengono aperte alle 7 del mattino, poi incominciano verso le 7:30, canto e preghiere. Alle 9 incomincia la processione della Vergine Santissima con la sua effigie che entra nel campo sportivo. Appena finisce la processione, ecco che viene dato dal padre generale dei padri vocazionisti il saluto all'assemblea e il benvenuto. E dopo incomincia Ironi Spuldaro la sua meditazione e le sue preghiere. Verso le 11:30 vi sarà la processione con Gesù e Eucaristia nel campo sportivo, affinché Gesù benedica le persone che sono presenti, perché noi crediamo che nell'Eucaristia c'è Gesù vivo e vero e che opera. E anche lì abbiamo visto quante guarigioni sono avvenute proprio durante la processione. C'è un fatto particolare: una volta andarono ad accusarci dal vescovo di Avellino, Monsignor Forte, che noi proclamavamo miracoli,
per cui portavamo a Mandi il miracolismo. E venne il vescovo e disse: ci sentite, qua tutti dicono che voi proclamate il miracolismo, ci sente, la processione la posso fare io. Dica: eccellenza, per noi è un piacere. Quando sua eccellenza arriva dove stanno tutti gli ammalati e fa la benedizione, si vede una sedia a rotelle gettata in aria e grida. Un paralitico che stava sulla sedia a rotelle era guarito. Normalmente furono molto bravi i fotografi perché ripresero la sedia a rotelle in alto che volava e il giorno dopo apparve sul giornale in prima immagine questa sedia. Io piglio il giornale e vado da Sua Eccellenza, dico: mi dispiace Eccellenza, anche lei è entrato nella schiera di coloro che proclamano il miracolismo, perché una persona che era sulla sedia a rotella è guarita. Il vescovo si fece una risata ma non disse niente, per cui io pensai che qualcheduno già gli avesse fatto vedere prima il giornale. Normalmente non è miracolismo che noi vogliamo proclamare, ma sappiamo che Gesù è presente, Gesù opera e se noi ci poggiamo su di Lui non resteremo mai delusi. Molte volte Lui come buon padre non ci dà esattamente quello che vogliamo, ma ci dà quello che è migliore per noi. Perché se Lui sa che attraverso una guarigione noi dovremmo andare all'inferno, Lui non ci guarisce, ma ci dà un altro dono. È come per una mamma che va il bambino, che la vede cucinare con il coltello in mano e pensa che è un giocattolo e chiede alla mamma di dargli il coltello, ma la mamma è pazza se gli dà il coltello, per cui la mamma gli darà un altro giocattolo, ma il bambino griderà: mamma, non mi vuoi bene perché non mi dai il mio giocattolo. Ma la madre sarebbe una pazza se darebbe come giocattolo in mano al bambino il coltello. Così molte volte fa Dio. Noi gli chiediamo una grazia, ma non è la migliore per la nostra vita eterna. E allora il Signore ci dà un'altra grazia che è buona per la vita eterna e che ci può anche rendere felice in questa vita. Noi abbiamo alcuni casi, per esempio, quando una mamma viene e prega per il figlio che sta malato o per il figlio che ha dei problemi e a un certo momento guarisce la mamma. La mamma dice: ma io non ho pregato per me, io non ho chiesto al Signore che mi guarisse, perché mi ha guarito a me e non ha guarito mio figlio? Il Signore ha voluto solo dimostrare che Lui ha ascoltato la preghiera e ascoltando la preghiera l'ha guarito, ma il ragazzo non lo poteva guarire perché c'era qualche ostacolo o non era la cosa migliore per quel figliuolo. E allora, per dimostrare alla mamma che aveva ascoltato la preghiera, ha guarito la mamma. Di questi casi ne abbiamo parecchi, proprio, che il Signore esaudisce in un modo diverso da quello che uno chiede. Quindi l'appuntamento è per il 17 giugno 2018, ricordiamolo ancora, Stadio Arechi di Salerno, per questo 33° congresso internazionale. E io vorrei fare un invito a tutti quanti: se loro vogliono vedere e provare e gustare il potere e l'amore di Gesù, vengano. Sentir parlare molte volte ci delude, perché parlano delle cose senza averle viste, senza averle gustate. Io dico: gustate e vedete quanto è buono il Signore. Lui veramente è buono. Potete toccare con mano la potenza di Dio che si manifesta in mezzo al popolo di Dio. Ma quando ne sentiamo parlare, ognuno la presenta come lui vuole. E ogni cosa che si riferisce si ci mette la cornice attorno. Se uno è un buon cattolico ci mette una bella cornice, se uno è un cattivo cattolico ci mette una brutta cornice attorno. Per cui io vorrei invitare tutti quanti voi che seguite questa trasmissione a venire, a gustare quanto è buono il Signore e sono sicuro che non ve ne andrete delusi. Io adesso... Padre Michele, sì, una sua benedizione. Esattamente, per tutti i con piacere. Grazie. Questo qua. Adesso ci raccogliamo davanti al Signore Gesù e imploriamo la benedizione del Signore su tutti quanti voi che ci avete seguito e su tutti i vostri cari, dovunque loro si trovano. Il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sui vostri cari e vi rimanga per sempre. Arrivederci nello Stadio Arechi
il 17 giugno. Noi ringraziamo Padre Michele Vassallo per la sua presenza, grazie mille per essere intervenuto con noi. Grazie a voi. E la linea quindi alla regia e ai nostri telespettatori, l'appuntamento per il prossimo appuntamento di Terza Pagina.